Hai mai incontrato dei dinosauri in spiaggia? Siamo nell'Idico Macchesi e ti spiegherò come raggiungerli. Ciao ragazzi, sono Vittoria di Una Penna in Valigia e oggi vi racconterò come raggiungere quei dinosauri in spiaggia. Ma prima iscrivetevi al canale per non perdervi nuove destinazioni di viaggio. Per raggiungerli avrete due opzioni, ma vi consiglio di partire da Lido di Volano, che è il percorso un po' più lungo, ma più panoramico perché vi permette di esplorare maggiormente il territorio. Potete partire da uno di questi bagni, quindi parcheggiate la macchina, la bicicletta, il camper o qualsiasi sia il vostro mezzo e proseguite a piedi lungo la spiaggia. Come vedete la spiaggia è abbastanza ampia, ma il percorso tende a stringersi man mano che ci avviciniamo verso il Lido delle Nazioni. E sì, ci sono parecchi di questi sacchi di sabbia perché servono per proteggere dalle mareggiate, soprattutto in inverno. Durante tutto il percorso fiancheggerete il mare, mentre dall'altra parte avrete la pineta. Lido di Volano infatti è il più selvaggio dei 7 lidi di Comacchio e in molti lo scelgono anche per fare percorsi in mountain bike in pineta. Tutto sempre letteralmente a due passi dal mare e non mancherà l'occasione di vedere anche i daini. Durante il percorso però troverete anche tantissime sculture come queste, con animali di ogni genere, ma i più interessanti, almeno a mio parere, sono sicuramente i dinosauri. Per raggiungerli vi basterà andare sempre dritto seguendo la spiaggia e a un certo punto vi ritroverete di fronte a questo spettacolo. La particolarità di queste maxi sculture in legno è che sono state costruite da un artista locale sfruttando il legno proveniente dalle mareggiate, quindi totalmente ecologiche. Che ne dite? Ripaga la fatica della camminata? Se vi ricordate vi avevo accennato anche a una versione per i più pigri. Ecco, allora, il percorso per i più pigri parte dal Lido delle Nazioni. Andate al bagno galattico, questo qui, parcheggiate l'auto e proseguite lungo la spiaggia. In circa un quarto d'ora sarete dei dinosauri. Se siete buoni camminatori però continuo a suggerirvi l'altro. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.